Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio nuovo video, io sono Ivano e oggi cosa faremo su questo video? Oggi mi domando cosa mi è venuto in mente per fare questo video? Non lo so neanche io. Faremo delle maschere, non faremo delle challenge, non faremo nulla di tutto ciò. Mi è sempre piaciuto il mondo del paranormale, il mondo dove esistono spiriti, cose del genere. E io oggi ho voluto starmene qui davanti ad una telecamera e raccontarvi la storia di Maria José Ferreira. Per chi è debole di cuore, per chi non gli piace il paranormale, ragazzi, vi metto qua la playlist, o di qua, non lo so, a destra o a manca, le playlist più sceme, più sciocche, i video più dementi che io abbia mai fatto nella mia vita. Quindi per chi è interessato al paranormale, ragazzi, potete fare quello che volete, continuate a vedere il video, condividete, mettete mi piace. Oggi ho voluto mettermi davanti ad una telecamera e raccontarvi una storia horror, perché a me è sempre piaciuto raccontare, mi è sempre interessato un po', diciamo, l'horror in particolare, ma non quello di sangue dove ci sono uccisioni e quant'altro, anche se mi piace ugualmente. Però mi interessa molto di più tipo spiriti e quant'altro. Siamo nel 1965 a Jabuticabal, nei pressi di San Paolo, in Brasile, dove una famiglia cattolica è completamente afflitta da attività poltergeist, maligne e violenti. La loro abitazione iniziò a cadere a pezzi, dove frammenti di mattoni si distaccavano e gli avvenimenti erano sempre più frequenti. La famiglia Ferreira, dopo tutto, stanca e impaurita, decide di chiamare un prete locale per esorcizzare, ma senza nessun risultato, anzi, peggiorò solo la situazione. Il vicino di casa, che aveva studiato materie psichiche, si interessò molto di più alla vicenda. Così, nel 21 dicembre, sempre di quell'anno, andò a fare visita ai propri vicini, dove, quando entrò in quell'abitazione, si prese subito conto che il punto focale fu la ragazza Maria José Ferreira. Lui pensò che fosse un mezzo di contatto con entità maligne. Dopo la sua visita, lui decide di portare la ragazza nella propria abitazione per studiarla e per vedere i suoi comportamenti. Nei primi giorni non successe nulla. Dopo quei giorni iniziarono a cadere degli oggetti e così si ritrovò la casa piena di ciottoli. Maria rimase ancora a casa del proprio vicino e si ritrovò al cospetto di poltergeist terrificanti. Gli avvenimenti si fecero più intensivi, piatti che volavano, sedie capovolte, foto strappate e buttate in aria, e non solo succedevano in quella stanza. Maria José Ferreira divenne un bersaglio facile dagli spiriti maligni. Fu continuamente morsa, schiaffeggiata e aveva anche improvvisi ematomi. E non solo, a volte si ritrovava con degli spilli infilati nei talloni. Alla fine, in un ultimo tentativo di fermare questi fenomeni, Maria fu portata da uno spiritista, dove, mentre era lì, il medium Kiko Xavier fu contattato da uno spirito che gli disse: "Ero una strega, un sacco di persone hanno sofferto e sono morto a causa sua. Ora stiamo facendo soffrire anche lei." Così, pensando che non ci fosse più nulla da fare, Maria fu rispedita a casa della madre. E nel 1970, quando aveva all'incirca 16 anni, Maria si suicidò, inghiottendo un flacone di formicina mescolata con acqua. Ebbene sì ragazzi, questo video non so se è chiara la storia, non so neanche io, perché sì, è una storia un po' breve e così. Però una domanda su questa storia: Maria ha preso volontariamente il veleno o gli è stato dato? Non so, magari fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate anche voi, perché poi un altro punto, no? Ed è molto raro che il poltergeist diventi così malizioso.
sebbene causi dei seri problemi, però non fisici. Cioè, non ti danno, il poltergeist non ti danno dei problemi fisici, non ti danneggiano. Non so, fatemi sapere, non so come questa storia, non mi ha messo un po' di ansia. Spero vi sia piaciuta questa storia di horror. Dunque, se questo video vi è piaciuto, cliccate un pollice su, così so che ne devo fare altri. Iscrivetevi sul mio canale e cliccate la campanellina, così ti arrivano le notifiche quando posterò un video. E ricordati che ogni lunedì alle ore 19 e ogni venerdì alle ore 18 esce un nuovo video. Bacio!